Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dai loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Ci insegna Gesù ad avere anche noi sentimenti di accoglienza, di generosità, di benevolenza e non semplicemente di calcolo umano o di convenienza. E ci invita soprattutto il Signore a guardare al nostro cammino, non a guardare i percorsi degli altri. Ognuno di noi è una storia, ognuno di noi ha la sua storia. E Gesù ci ricorda la sua generosità, la sua pazienza e che vuole condividere le sue cose e distribuirle con grande munificenza e generosità. Quell'espressione con la quale si conclude la pericope evangelica che abbiamo ascoltato: gli ultimi saranno primi e i primi ultimi, la comprendiamo meglio se aggiungiamo un come.
così gli ultimi saranno come i primi e i primi come gli ultimi, ancora meglio, gli ultimi saranno trattati come i primi e i primi come gli ultimi. Non c'è differenza, è un Dio che non fa parzialità, è un Dio, il nostro Signore, che è generoso con tutti all'inverosimile. Non c'è il primo e l'ultimo, sono tutti trattati come i primi, cioè tutti con grande ricompensa. Chi mi serve, il Padre mio lo onorerà, e l'onorario con il quale Dio ci ripaga è un onorario generoso. Io non ti faccio torto. Dio non fa torto ad alcuno, ma a tutti vuol dare tutto. Anche noi forse che lavoriamo nella vigna, nella chiesa, magari qualcuno dalla prima ora, pensa che non sia giusto che gli ultimi arrivati possano essere trattati e magari possano permettersi alcune volte di avere atteggiamenti di confidenza e di confidenzialità nella Chiesa che forse neanche coloro che da tempo, da piccoli, hanno sempre offerto la loro collaborazione, non osano prendersi. Gesù ci invita ad essere accoglienti. È bello lavorare nella vigna del Signore, è bello stare nella Chiesa, Chiesa santa, ma poiché è composta da uomini, bisognosa sempre di purificazione. Tante volte vediamo atteggiamenti, situazioni che possono amareggiarci, farci dispiacere, ma è bello rimanere nella Chiesa, continuare a lavorare, a offrire il nostro contributo. Chi va via dalla Chiesa a causa degli uomini non ha mai amato la Chiesa di Gesù non vi è mai entrato per Lui, per aver fatto un'esperienza così forte da comprendere il dono grande dell'amore di Gesù per la sua Chiesa. Un amore così grande che lo ha fatto salire sull'albero della croce e lì ha donato la sua vita, il suo corpo, il suo sangue, il suo respiro. Ci dona il Signore la sua presenza, viva, costante nella Chiesa, con il suo corpo reale e il suo corpo mistico. Ci rende sua Chiesa, suo corpo. E noi vogliamo dirti il nostro grazie, Signore, per averci chiamati, ciascuno nell'ora giusta, nella quale doveva incontrarti. Parla al nostro cuore ancora una volta, o Signore, innamoraci a te. Donaci uno sguardo per vedere le persone belle che nella Chiesa ogni giorno, con la preghiera, l'impegno, il sacrificio,
la donazione con grande abnegazione, mettendo da parte interessi e vincendo la stanchezza con un impegno indefesso, testimoniano amore grande per te, per il Romano Pontefice, i Vescovi, i Sacerdoti, per il Vangelo. Sono coloro, Signore, che non disdegnano di alzarsi presto. Sono coloro che sono pronti sempre, oh Signore. Sono coloro che dicono il loro eccomi, come le stelle del cielo che brillano e che tu hai creato, Signore, perché tutto sia meraviglioso. Grazie, oh Signore, perché altri più e meglio di noi avrebbero fatto, ma tu ci inviti a stare con te sin dal mattino. Non ti stanchi di chiamare e mandare. Grazie, Signore, anche per quelli che subentrano, per quelli che danno una mano, per quelli che cooperano nella Chiesa. Aiutaci a vincere quei convincimenti umani che talvolta avvelenano la nostra vita e le nostre comunità. Quelle espressioni tipo tutti utili, nessuno indispensabile. Tu ci insegni invece, oh Signore, che tutti siamo necessari, che la Chiesa è bella perché tutti devono farne parte, tutti devono salvarsi. Neppure uno deve rimanere fuori. Donaci, oh Signore, un cuore grande come il tuo per accogliere tutti. Ancora, tante volte, usiamo espressioni tipo meno si è, meglio si sta. Le nostre chiese, oh Signore, sono fatte per accogliere tutti. Non è un'elite la Chiesa. La Chiesa è la grande famiglia dove nessuno deve sentirsi escluso, dove siamo fratelli tutti in Cristo Gesù. La Chiesa è il tuo corpo, Gesù, e nessun membro può e deve essere mortificato. Insegnaci, oh Signore, il rispetto reciproco. Donaci, oh Signore, una rinnovata effusione di Spirito Santo, perché amore, gioia, pace, benevolenza, concordia, mitezza, mansuetudine, pazienza, magnanimità, generosità, campeggino nei nostri cuori e nelle nostre vite. Maria, Madre della Chiesa, la Madre tua, accompagni il nostro cammino. Tienici per mano, Santa Madre di Dio, Madre della Chiesa. Incoraggia il nostro passo e il nostro servizio, fatto per amore tuo e del tuo Figlio Gesù, fatto per amore dei fratelli,
figli tuoi e fratelli nostri. Buon cammino di santità per tutti.